risolvi graficamente la seguente equazione: modulo di x quadro più 4x uguale a meno x meno 6. Anche questo è un esercizio che è l'ultimo che facciamo sulle equazioni, in questo caso col valore assoluto, da risolvere in maniera grafica, tratto dal testo degli autori Lamberti, Mereu, Nanni. Tra l'altro è un esercizio che è interessante, riguarda le equazioni, anche in questo caso, e direi che lo si può risolvere in questo modo. Direi subito di rappresentare la curva più difficile, quella ovvero y uguale modulo di x quadro più 4x. Ovviamente è un'equazione, quindi ci interessano solamente le soluzioni. Come si fa? Beh, io direi di rappresentare in generale la parabola y uguale x quadro più 4x. Poi sfruttando le regole col modulo potrei tracciare facilmente il grafico. Quindi andrei a, come al solito, mi porterei in un solito sistema di riferimento cartesiano ortogonale o xy, eccolo qua, nel quale vado a rappresentare quella parabola. Mi calcolo il vertice. Noto subito che dando 0 alla y, quindi vedendo che l'intersezione ha questa parabola con l'asse delle ascisse, mi viene x quadro più 4x uguale 0, che raccogliendo la x diventa x per x più 4 uguale 0. Meno 4, 0 è un punto, quindi che posso identificare qua, per esempio. Questo è un punto di intersezione per cui passa la parabola e il punto x uguale 0. Quindi l'origine è un punto, quello, meno 4, 0 è un altro. Non solo, ma fatto questo mi calcolo il vertice. Tra l'altro 0,0 non è solamente un punto di direzione della parabola con l'asse delle ascisse, ma anche ovviamente con l'asse delle ordinate, l'origine. Vediamo chi è il vertice. Dunque, il vertice è meno b su 2a. La parabola, vedete, è del tipo y uguale a x quadro più bx più c. Concavità rivolta verso l'alto perché a è 1 positivo. E visto che è del tipo y uguale a x quadro più bx e c è nullo, il vertice avrà ascissa sicuramente meno b su 2a, e quindi meno 2, ovvero meno 4 fratto 2, meno 4 mezzi meno 2, e meno delta fratto 4a. Ma visto che c è 0, e meno delta è 4ac meno b quadro, è meno b quadro fratto 4a, l'ordinato del vertice, e cioè un meno 16 fratto 4. Meno 2 meno 4 è un punto che si trova nel terzo quadrante. Vedendo meno 4 è questo qua, andiamo a cercare, meno 4 è l'ordinata, eccolo, meno 2 è questa, diciamo che il vertice sta qui, e quindi sta parabola, guardate chi è, sarà questa qua. Dunque, ma perché non. Questa però non è la y uguale modulo di x quadro più 4x, questa è y uguale x quadro più 4x. Come si farà a rappresentare la curva y uguale modulo di x quadro più 4x? Lasciamo le parti che stanno al di sopra dell'asse di x così come sono, e la parte che sta sotto la ribaltiamo così. Ecco qua la curva che ci interessa, cancellando qui, che ho fatto una cosa un po' storta. La rifaccio, la tagliamo questa, ecco qua. Va bene? No, vabbè, ovviamente non può essere così, siamo un pochino più in alto. Ovviamente, quale sarà il vertice di questa parte qua? Sarà sempre, vedete, non più meno 2 meno 4, ma meno 2 4. Contiamo 1, 2, 3, 4. Qua, mentre qualcuno squillava, e quindi diciamo che ecco qua. Possiamo dire, quindi cancelliamo la parte di sotto. Così si può fare direttamente e sicuramente evitando di discutere quel valore assoluto lì. Questo è il grafico di y uguale modulo di x quadro più 4x, molto facile a questo punto rappresentare il grafico di y uguale meno x meno 6. E cos'è? È una retta di intercetta pari a meno 6. Oh, se meno 6 è qua sotto, meno 6, 0 è qui, diciamo che è una retta che fa così. La vedete? Forse no, forse sì. Punto meno 6, 0 e 0 meno 6, l'intercetta meno 6. Ma come potete notare, lo vedete anche su GeoGebra lì, queste due curve, retta e curva con valore assoluto, non si trovano mai, assolutamente impossibile, anche perché questa qui, y uguale modulo di x quadro più 4x, si trova al di sopra dell'asse dell'ascissa, quindi non può mai incontrare la retta y uguale meno x meno 6, che diciamo sta da queste parti qua, assolutamente, quindi non ci sono soluzioni. Infatti vedo che dalla soluzione e dal risultato c'è nessuna soluzione, non ci sono soluzioni, quindi scriverei, ma come lo scrivo a un compito in classe? Beh, nel modo migliore possibile, ovvero direi non esiste x a parte l'ente reale, o anche se volete un simbolo così, per esempio, ma direi meglio non esiste x a parte l'ente reale. Ecco la soluzione dell'esercizio.